dio delle streghe, era un'antica presenza di una religione Vado pagana. con un'altra Sì, telefonata. poi casomai proseguo. Pronto? Sì? Sì, ricordo sempre il numero telefonico Dimmi. 049 700. Pronto? Ci senti? Mi sentite? Sì? Sì. Io ho acceso così per caso adesso che sto stirando. Non so neanche che tensione sia. Mi sapete dire per favore che bigotto, una persona bigotta, se mi date così, vediamo se il mio pensiero. L'origine della parola o il No, significato? una persona bigotta, Sì. una. È una persona sottomessa alla Chiesa. Non vi sento. Scusa, ci senti adesso? Adesso è perfetto, Perfetto, è sì. una persona sottomessa alla Chiesa? Ascolta, adesso io metto Ah, giù, d'accordo. però io sto stirando, me lo spiegate bene, la persona bigotta, Sì. bigotta, ecco, se mi fate insomma così. Capire cos'è. Esatto, va Va bene, bene. d'accordo, Grazie, ciao. grazie, Arrivederci. arrivederci. Una persona bigotta è solo una persona sottomessa alla Chiesa al punto tale da seguirne tutte le regole, anzi da alimentare le regole, cioè non si limita soltanto a ascoltare messa o a confessarsi, ma addirittura si confessa in modo che gli altri si confessano, agisce affinché gli altri si sottomettino come lei, ammalia affinché anche gli altri seguano la sua religione, cioè c'è una disponibilità alla distruzione personale per distruggere gli altri. Questo è il bigottismo in Esatto. realtà, come definizione. Però io vorrei dare un'altra cosa. A Beppi vorrei dire perché io uso il termine Dio pazzo riferendomi al Dio dei cristiani. Perché quando uno dice mi distruggo tutta la vita sul pianeta mandando il diluvio universale perché gli uomini non fanno quello che voglio io, per me questo disegno, cioè questa definizione, questa descrizione del Dio creatore è la descrizione di un Dio pazzo. Cioè, uno che dice distruggo tutto il pianeta perché non fa quel che vuole, solo perché loro i cattivi, questo è un pazzo semplicemente, che poi ha il potere di distruggere il pianeta. Se invece sto qua era fuori di testa a casa sua, lo ricoverava in manicomio. E invece sto qua, siccome aveva la possibilità di distruggere il pianeta, ha distrutto il pianeta. Un altro invece scatena una guerra mondiale perché gli altri non fa quel che vuole lui. Cioè, la pazzia, intesa in termini filosofici, in termini etici e morali, è quella di costringere gli altri a fare quello che voglio io, ma non per convinzione, per violenza. E il Dio dei cristiani agisce per violenza. Vediamo Sì. Sì, un'altra telefonata. Vai pure, Francesco. beh, il numero telefonico è sempre 049 700 700. Pronto? Sì, chi vuole intervenire appunto può telefonare con prefisso 049 e il numero telefonico è Pronto? 700 700. Ciao Giampaolo. Ciao. Mi si senti? Sì, seguendo quello che hai detto poc'anzi, provo a pensare solo a distruggere quello che io ho creato. Ma cioè, è una cosa solo umana questa. Come si può immaginare un assoluto che crea, a parte che non crea, è assurdo, no? L'esistente, già la parola esistente, già comprendi che è sempre stato ed è indiscutibile a un certo punto anche per noi altri, no? Ora, perché c'è tutta un'impalcatura traballante che non sta in piedi da nessuna parte, insomma, no? Tu vedi questo, no? Che ti ha messo al mondo e quindi ha fatto un errore, perché naturalmente se sei un peccatore è stato un errore, perché l'origine, senza voler andare in cerca delle origini, che è pazzia pura, perché già quando parli di origine, cosa origini cosa? Quello che non sappiamo neanche da dove parta, conosciamo solo noi stessi, dentro a noi stessi qualcosa e basta, quel poco che possiamo conoscere. Ma tu pensa, uno che distrugge, prima ti crea sbagliato, dopo ti distrugge. Cioè, no, non sta in piedi sta roba. Infatti è per questo che noi lo chiamiamo pazzo. Cioè, e poi stabilire un'origine, è tutta una contraddizione dopo. Come fai a stabilire l'origine di qualcosa? È tutto un rabaltone, diremmo in dialetto, no? Esatto. È un rabaltone continuo che te le marteare, insomma, non ha senso, non ha nessun senso lo stabilire qualcosa se non l'attimo presente e basta. Hai fatti? Ma è già tutto, diciamo, la storia, fra parentesi che non è, per me non esiste la storia, esiste l'attimo presente, ma già l'attimo presente
ragionevolmente, senza scomodare né scienza né religione, senti nel tuo intimo che l'attimo presente è totale, è indivisibile, è indistruttibile, è un qualcosa di inspiegabile, se vuoi, che posso solamente spiegarmi proprio a livello panteistico o pagano. Sì, esatto. Per cui sento e basta. E chi può spiegare il mio sentire, che può avere l'arroganza di venirmi a dire tu senti così, ma cosa, ma vai via, tu senti così, io sento quello che sento e non riuscirò mai verbalmente a comunicare a te Claudio, Francesco, quello che io sento. No. Ma appena quei colori sulla tela riesco ad esprimere quello che io sento. Neanche. Ed è non è comprensibile agli altri, è pochissimo a me, è solo un sentire, una sensazione che non è trasferibile né in parole né in nessun modo. Certo. E quindi è solo arroganza lo stabilire quello che uno deve fare. Esatto. Ma questa è, scusatemi se mi riscaldo così, ma è proprio pazzia questa qui, scusate. Sì. Ma poi la peggior cosa è quella che non avendo un filo diretto con nessuna... parliamo di mondi extraterrestri, eccetera, eccetera, non abbiamo nessun punto in comune e ci mettiamo a spiattellare le verità in giro di qua e di là, dicendo ha detto così, ha detto quella, ma insomma è tutta una catastrofe di errori, di insomma non sta in piedi in nessun posto, dai. È un errore di errore. Sì, ma è, veramente, se uno ci pensa, dice, ma siamo pazzi. Ma allora venite qui a stabilire cosa io devo fare, ma però datemi la sicurezza del 100%, non abbandonatemi dopo quando io sto andandomene. Esatto. Questo non riesco. Continuate, perché esatto. Io più di così non riesco a dire, i miei limiti sono questi. Ciao Giampaolo. No, ciao, ciao. Giampaolo ha tornato un discorso fondamentale per il pagano. Francesco, quel signore che ci ha detto prima che spacchiamo le palle è la quarta minaccia diretta che riceviamo ed è registrata. A dimostrazione di come si comportano i cristiani. È già significativo che gli diciamo che gli rompiamo le palle, perché questo qua già nel linguaggio esiste una terminologia che è simbolica ed è significativa. Ciao, sono ancora io. Ciao. Dimmi. Scusatemi, sto ancora aspettando la storia di Giovanna d'Arco. Sì, la Giovanna d'Arco, sta attenta. Vogliate scusare? Mi senti? Mi senti? No, non vi sento, sento solo la radio, ma non il telefono. Sta attenta, cerco di risponderti. Posso mettere giù? Sì, va bene, d'accordo, perché io appunto sono interrotto dalle telefonate, infatti me l'avevo segnato della Giovanna d'Arco. Ti chiedo scusa. Ma non c'è nessun problema, Grazie, ciao. Ciao. No, giustamente questa ascoltatrice richiama anche un certo dovere di dover rispondere a delle domande. Allora, blocchiamo un attimo le telefonate. Il discorso di Giovanna d'Arco è un discorso molto importante, perché è una manifestazione, secondo alcuni studiosi, e io parlo ad esempio di Margarete Murray, che ha scritto il libro Il Dio delle Streghe, di una forma di paganesimo che esisteva. La stessa Giovanna d'Arco diceva che lei sentiva delle voci e che l'inizio di queste voci era quando lei cercava una certa fonte, cioè basta pensare in tutte le favole francesi, esiste la signora dell'esempio della fontana, che sarebbero le antiche ninfe per i pagani, che vi mandavano dei messaggi. Il fatto stesso è che, ad esempio, lei scelga, ad esempio, di vestire da uomo per poter combattere per la sua lotta, è sempre un indice di impossessarsi di una forma di comportamento da uomo, cioè nel senso di fare quasi una scelta sciamanica. E difatti lei è stata proprio processata e condannata per questo. Difatti appunto la Murray sostiene che proprio fosse una manifestazione di un'antica religione di tipo pagano, stregonica, come sostiene che ad esempio la presenza di Robin Hood fosse sempre una manifestazione organizzata di un culto preesistente di tipo pagano. Sì, secondo la Murray Robin erano altro che sacerdoti della Druidi. Esatto. E appunto il fatto stesso è appunto che tutte quante queste cose vanno a ricollegarsi a una necessità appunto di collegamento, perché ad esempio nel corso delle voci erano sempre legate a una manifestazione vicino a una fontana, cioè che lei sentiva queste voci vicino a una fontana sotto alcuni alberi che poi erano sacri per gli antichi druidi, era appunto la necessità poi di coprirlo logicamente come santa pagana, però santa cristiana, di poi canonizzarla, di farla il simbolo della Francia. Questo è stato fatto proprio per cercare di esorcizzare e di privare qualsiasi persona di un punto di riferimento che fosse all'infuori del cristianesimo. E casomai, se il discorso di Giovanna d'Arco
vogliamo approfondirlo, si può anche un attimino portare le tesi della Murray, che sono delle tesi molto interessanti e molto buone per quanto riguarda l'analisi di questo comportamento. Però dobbiamo cercare di capire che, appunto, lei diceva sempre che aveva dei consigli dalle signore delle fontane, che lei era sempre in contatto con degli elementi della natura, e questo fatto era veramente significativo. Sì, prendiamo ancora tre frasi. Sì. Comunque volevo dire che vicino all'età puberale ci sono sempre le manifestazioni della sensibilità extrasensoriale, sia visiva sia uditiva. Un attimo. Pronto? Ciao. Ciao. Sì. Dunque, questo discorso che da ragazza in su, non che mai credesse a stare in qua nostra cattolica, perché sempre contestava, mia mamma mi diceva, e mi dicevo, ma è assurda sta religione, non mi convince, perché sentite, guardi anche la Bibbia, no, è Bibbia, è una fiaba. Sì, è una... Perché, sta attento, Adamo ed Eva, perché ti dice che proibisci di mangiare, anche che mangia tutti quelli che, essendo Dio, lui sapeva già chi peccava, praticamente, se vogliamo andare a Dio, è la religione cristiana, diciamo, no? Che ha detto, mangia quello, sta mangiando, aspetta, questo c'è niente. Dopo, quando che Abramo, Bibbia, mi parla una fiaba, i 10 comandamenti proibiscono, dice non desiderare onorare altri, perché Abramo dopo che si è insieme a quel schiavo che ha fatto un figlio, che ha tradito, ma è stata tutta una roba che non ho mai capito, che non ho mai capito il discorso. Sì, mia madre vive leggo, ma non mi convince. Sì, ma infatti non convince nessuno. Non convince, no. Aspetta, e dopo non c'è niente questo. E dopo addirittura avete 10 comandamenti, e dopo che dice portami tuo figlio che lo sacrifico. Ma sinceramente, se mi Dio adesso dovesse dire, non so se c'è qualcosa, perché che persone ha. Come venire un calcio in culo? No, dovesse sentirmi, a parte che se fosse visionaria, mio figlio non guardaria mai. Io mi dispiace, ma mi te porto mio figlio. Praticamente ti, come Dio, ti mi domandi il sacrificio a mio figlio. Sì, ma, cioè, ma se ne rendiamo conto. È un Dio da pazzi proprio. Ma veramente, ma lei gente, non so, mi non capisco più. Mi già da ragazza contestavo mia mamma. Io mo bisogna che tu vada in chiesa, mi davo in chiesa, la persona che facevo. Più penso che mia mamma andava via, scappavo fuori. Perché veramente non mi sentivo a mio agio in chiesa. Ma difatti è vero. Non so per cosa mi succedeva queste robe. La chiesa è un luogo di perdizione, un luogo nocivo. No, ma per me proprio mi infastidisce. Sì, sì, no, giustamente. Mille volte succede che fate Italia, proprio qua davanti anche. Siccome che dovevo mai, mi ero messo proprio qua. Succede che a volte manca qualche persona, o è tradizione qui, fa il funerale, per rispetto di parenti vado. Ma mi proprio lui calcolo quello che dice, proprio mi trovo una roba stupida. Sì, ma li fate giustamente. Io ho sempre pensato che la ragazza senza che nessuno mi insegna. Non so perché, non capisco. Forse mi faccio un io per me stessa, dico, ma c'è troppe assurdità la Bibbia, troppe. E da quanti anni c'è che c'è l'uomo in terra? Io li dico da 6.000 anni, dice Uri. Sì. Ma invece di più c'è che c'è l'uomo. O no? Sì, ma li fatti. Gli altri come dice da quando c'è il mio Cristo, abbiamo cominciato a contare gli anni. E prima come era? Ma... Guarda, la nostra religione è proprio assurda. Sì, ma infatti, ha ragione. È assurda, sì, assurda. E la vostra è molto più logica, perlomeno. Grazie. Grazie. Scusa, ciao almeno ragazzi. Almeno logica. È buona, esatto, buona trasmissione. Grazie. 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 No, questa ascoltatrice giustamente ha posto un problema che è proprio fondamentale, che è proprio della nocività degli insegnamenti che vengono da testi come la Bibbia. Grazie come ragionate. Sono Piero da Padova. Sì. Ecco, io credo che questa signora abbia proprio ragione. Ecco, la nostra religione è vecchia di 2000 anni, ecco, mentre il mondo esiste da milioni di anni. Infatti lo Zanella diceva, riferendosi all'uomo, t'avanza, t'avanza divino straniero, conosci la stanza chi fati ti diero, si crede canuto appena dall'artefice, uscito di mano il genere umano. Dica pure a quella signora che l'era dei dinosauri è durata 160 milioni di anni. Allora io mi domando, dov'era il Dio cristiano a quei tempi che ha permesso che il nostro pianeta fosse abitato da mostri tipo il tirannosauro, il chiosauro, eccetera, no? Mostri che franavano gli altri esseri viventi sulla Terra, no? Quindi io credo che questa aspirazione, ecco, le fedi, le religioni, le filosofie, il problema della metafisica è nato con l'uomo, nel senso che l'uomo ha sempre avuto il paura dell'abisso, ecco, del mistero della morte. Certo. E allora si prende la fede per avere una lanterna nella stanza buia ove lui precipiterà. Infatti Leopardi diceva, riferendosi all'uomo averlo paragonato come un vecchierello stanco che passa per balze, per fratti, e quando il verno gela e ghiaccia, e quando l'estate lo arroventa, per arrivare dove? Per arrivare colà, abisso orrido, immenso, ovei precipitando il tutto oblia, riferendosi alla morte. Mentre
Chi invece ha fede, per esempio tipo Manzoni, riferendosi alla morte, mette delle parole in bocca all'Ermengarda bellissime, no? Dice, la morte, il più terribile nemico, altro non può che accelerarla. Dal cielo essa ci viene e l'accompagna il cielo con tal conforto che ne darne torre gli uomini ponno. Ecco, allora io dico, ecco, mentre sempre parlando di leopardi, per fare le due distinzioni tra quello che ha fede e quello che non ce l'ha, no? Quello che la pensa come voi, e sono anch'io che la penso più o meno come voi, ecco, nell'infinito, nel pastore errante per l'Asia, guardando il cielo, dice che fanno in cielo tante facelle, e Dio che sono, così meco ragiono, e della stanza smisurata e superba, uso alcuno, alcun frutto indovinar non so. Questo io solo so e sento, che dell'esser mio frale, qualche bene o contento avrà forse altri, a me la vita è male. Ecco, questo per dirvi ragazzi, che quando noi ci siamo staccati, ecco, da Remi Pitechi ed è nata questa scimmia in plume, ecco, questa scimmia in plume ha fatto solo male al pianeta, per cui io dico che l'uomo è un debecus nature, è un errore di natura, perché la natura non può avere permesso la nascita di una sua creatura che finirà col distruggere, diciamo, il pianeta che è così bello, il pianeta azzurro come lo chiamano, ecco, che la natura stessa ha dato agli esseri viventi sulla Terra. Quindi qualcosa è scivolato di mano alla natura, forgiatrice di tutto, forgiatrice del nostro mondo, forgiatrice del cosmo. Ed è venuto fuori questo individuo terribile dal cervello potente che adesso ha messo dentro nel vaso di Pandora l'energia atomica che prima o dopo, ecco, come un grande Moloch, verrà fuori, perché il mio professore di filosofia mi diceva sempre che chi ha un'arma in casa o prima o dopo finisce con l'adoperarla. L'uomo l'ha già adoperata a Hiroshima e Nagasaki e allora finirà con l'adoperarla, perché si prepara uno scontro tra due mondi, tra quello musulmano e quello cattolico, due religioni altrettanto terribili. Ecco, quella cattolica, perché a un certo momento ci condanna a bruciare per l'eternità. I bimbi, poveretti, che non hanno la fortuna del battesimo, li manda nel limbo, che immagino che quello terribile in mezzo alla nebbia. No, l'hanno appena annullato. No, l'hanno chiuso, l'hanno messo in liquidazione. Quindi, arrivato a sto punto, la conclusione di tutto è questo, che la natura... c'è una forza intelligente, immanente in tutte le cose del cosmo che si chiama natura, che le trascina nella sua nascita di vita, necessità, di vita o di morte, ma completamente indifferente al bene o al male dell'uomo. L'uomo è solo scaturito da un errore di natura. Ragazzi, non so se voi, diciamo così, avete capito il mio ragionamento. Sì. L'abbiamo capito, non lo condividiamo, ma l'abbiamo capito. Prego? Non lo condividiamo proprio. Ecco, adesso certo. Ecco, io mi metto le cuffiette e voglio sentirvi. Va però? Bene. E dimmi dove non è logico. D'accordo. Ciao. No, il discorso, scusa Francesco, posso... No, fai il discorso te. Non è logico quando consideri l'uomo un aborto di natura, cioè un errore della natura. In realtà la natura sapeva perfettamente che l'uomo sarebbe arrivato a questi livelli. La Terra sa perfettamente che l'uomo sarebbe arrivato così, soltanto che l'uomo per la Terra è prezioso, cioè la coscienza Terra, l'essere Terra, contano sulle mani dell'uomo. Che dopo l'uomo vada a distruggere il suo ambiente, distrugga se stesso, queste sono scelte sue, ma la Terra ha bisogno che l'uomo usi le sue mani. Sì, è un errore che ci può essere, però difatti, come tu dicevi, tutto quanto è immanente, cioè non esiste una trascendenza, non esiste un al di là, un al di sopra. Pronto? Sì? Volevo dirti Alessandro, ma sta Alessandro prima. Dimmi. Che ti era un po' scocciato. Beh, non è importante. Ma non importa. No, volevo dire che sì, ho capito una cosa, che questa nostra fede cattolica, perché ho avuto anche il misto cattolica, me la battezzata senza il volere. Dimmi. Ecco, sta diventando sempre più forte, sempre più radicata proprio, più veramente più sublime questa fede cattolica. Sai perché? Sì. Ogni 100 metri abbiamo una chiesa. Beh. E questo serve molto e si rafforza sempre di più questa fede cattolica. Guarda che dalle statistiche viene il contrario. Scusa, ma io ti sto dicendo quello che vedo. Sì, sì. No, ma le statistiche dicono il contrario. Cioè che nelle persone... Ma noi abbiamo bisogno di chiese. Perché? Ma scusa, se no dove sei che andiamo a pregare? Dov'è che ci mettiamo in ginocchio? Mentre parlo di quello che vedo. No, scusa. No. Il problema è un altro. Dici? Non è che la chiesa si rafforza. Ma io ho bisogno della chiesa. Bene. Altrimenti la mia fede non sarà mai fede. Ho capito. Ciao. Ciao. Salve. Ciao.
Ho capito, senza i muri e senza dove mettersi in ginocchio non posso aver fede, dice questa radioascoltatrice. No, beh, basta pensare a una cosa, ad esempio, cioè le chiese sono costruite come con delle mura, hanno delle porte, hanno delle chiusure e hanno degli accessi molto limitati. Noi prendiamo ad esempio gli antichi templi greci o romani, ad esempio i templi romani avevano le colonne e avevano un ingresso solo sulla parte frontale, sulla facciata del tempio, si poteva entrare solo da quel luogo, però esistevano le colonne, cioè nel senso che quello che c'era all'interno poteva fluire verso l'esterno e chi era all'esterno poteva vedere all'interno. Gli antichi tempi greci avevano gli accessi su tutti quanti i lati del tempio e loro perché, ad esempio, i greci, gli antichi pagani usavano sempre i templi con le colonne, che fosse cosa fosse possibile di vederla all'interno? Perché non c'era bisogno di delimitare lo spazio, cioè nel senso che la divinità non era una cosa di esterno che andava messo in una cassetta come in una chiesa cristiana, ma poteva comunicare, poteva essere vista dall'esterno anche senza bisogno di entrarci. E questa è una differenza sostanziale dal punto di vista... Ricordiamo che tentiamo di rispondere a tutti, ma le telefonate sono sempre la priorità. Vai pure. Sì. Pronto? Mario. Ciao Mario. Ciao, mi scusa se è andata la vostra trasmissione, sono abbastanza d'accordo con tutto quello che dici. Però mi sembra che siamo un po' di confusione fra cristianesimo e cattolicesimo, e due cose molto diverse. Anche il fatto del non mangiare carne è cosa, c'è Cristo che insegna questo perché è una legge etica, all'epoca, ancora tuttora, nei paesi dove vive Gesù Cristo, dove c'è il 45 gradi all'ombra d'estate, è chiaro che la carne e maiale fa del no, male. Ti posso darti una risposta? Sì, sì. In Israele i fondamentalisti ebrei hanno fatto una proposta di vietare l'allevamento del maiale. In Israele si può allevare il maiale solo nei villaggi di Israele dove c'è la maggioranza cristiana. Sì, ma questo c'è... Cioè parlo di adesso e non sì, parlo di 2000 anni fa. Intendo 2000 anni fa, quindi sono leggi etiche. Dopo, un'altra cosa, cioè è il cattolicesimo che ha solo strumentalizzato quello che insegna Gesù Cristo, perché se andiamo a guardare, Gesù Cristo mi insegna solo leggi naturali. Cioè quello che magari predica Gesù Cristo, cioè quello che mi vediamo tutto il giorno in giro nella natura... Non è vero, leggitelo attentamente, specie Marco e Matteo, vedrai che non è così. Ma bisogna vedere come gli ha riportato Marco Matteo, mi guardo come ha vissuto Gesù Cristo, cioè secondo me Gesù Cristo... Cioè tu conosci altri scritti diversi, cioè conosci altre cose oltre ai Vangeli che ci sono in giro, tipo gli apocrifi, tipo Marco Matteo, hai altre cose, no, hai altre fonti? No, purtroppo. Allora non puoi dire che è una tua scelta, cioè tu hai preso un contenitore, l'hai svuotato, hai creato un fantoccio, gli hai messo dentro una cosa che tu ti faceva comodo, però hai usato un fantoccio. È come quando tu prendi un animale e lo vai in balsamare, hai fatto la stessa cosa. Senz'altro, però l'impressione, cioè la mia convinzione è che sta solo strumentalizzando quello che hai insegnato. Ma cos'è che hai insegnato? Hai insegnato l'amore fra la gente e il tempo. Ma no, ma che non è vero che l'ho insegnato questo, insomma, Cioè, non esiste in nessuna parte, se non in alcuni passi di Giovanni, e Giovanni viene nel 300, dal 2 al 300, non esiste nessuna parte in cui lui insegna l'amore. Specialmente in Marco e Matteo, che sono i più antichi, tu non troverai mai questo. Cioè, se poi tu vuoi che Gesù abbia insegnato l'amore, perché tu vuoi che sia così, io sono d'accordo con te, è una tua scelta, però non c'è questo, capito? Da quel che ho letto mi sembra che... Cristo che insegna ad amare tutto quello che mi circonda, e questo penso che sia la base dell'universo. Cioè, puoi riportarmi gli scritti che tu hai letto? Beh, a memoria no. Beh, dimmi, la prossima volta magari. Va bene. Perché mi penso che la base di tutto, al di là di tutti i discorsi o delle riflessioni filosofiche, sia il rispetto. Se ognuno di noi rispetta tutto quello che lo circonda, quella è la base della natura. Tutto il resto è solo... idee che uno se fa o che mette in testa qualcun altro, se no ognuno di noi rispetta tutto quello che lo circonda, e questa è la base della natura. Se no. Mi rispetto tutto quello che vive, tutto quello che mi circonda, e gli altri fa altrettanto. Questo la variabile l'hai detta tu, e gli altri fanno altrettanto. Che dito? Cioè, gli altri c'è tutti un sopra devono amare un sotto tutti. Che gioca a sfavore dei più deboli. Ma è chiaro, ma altrimenti se questo discorso non viene portato avanti, te puoi fare tutti i discorsi che te vuoi, che sarà sempre le storture, che sarà sempre le deviazioni. Non è vero. Per esempio, tu lo sai che nelle leggi delle 12 tavole, le leggi più antiche romane, la tortura non era ammessa e non era ammessa nessuna estorsione fisica all'interno del processo. Sì, ma mi sono detto che queste sono sempre cose fatte dagli uomini per altri No, sono fatte in nome e per conto di una divinità. Cioè, nel senso, una divinità pagana non è mai stata interpretata in maniera così negativa. Ma come stato, mai? Cioè, i pagani hanno avuto migliaia di divinità e nessuna divinità ha mai chiesto questo. Sì, ma e nessuno mai pagano l'ha fatto. Perché? Sono state fatte da un uomo, però. Ma perché i pagani non l'hanno mai fatto, scusa? Perché non l'hanno mai fatto i pagani? Cosa? I pagani non l'hanno mai fatto...
pur avendo avuto milioni e miliardi di divinità, non hanno mai avuto la necessità di fare quello che ha fatto, che guarda, ha fatto il cattolicesimo, sì, in nome di Cristo. Il cattolicesimo, non il cristiano. Anche me, anche il cristiano ha fatto la stessa cosa. Poi sono pagano perché mi sono cristiano, ma non sono cattolico. Sono pagano fondamentalmente perché per me è Gesù Cristo che ha insegnato, né più né meno quello che insegnava la religione classica di una volta. Dopo è stato strumentalizzato, però per me che ha insegnato le stesse cose. Il problema è che oggi come oggi, le cose o si possono dimostrare, capisci, e diventano potere. Cioè, se tu mi dimostrassi una cosa, io trovassi degli scritti che dimostrano questo, sarebbero eversivi rispetto alla Chiesa cristiana, alla Chiesa cattolica in generale, Chiesa cristiana in particolare, quella cattolica in particolare. Però non esistono questi scritti, capisci? Cioè, per cui esistono delle idee soggettive delle persone che noi andiamo alla ricerca di un uomo buono o di un padrone buono, di un Dio buono. Ma in realtà questo non c'è da nessuna parte. Per cui cosa succede? Che noi siamo deboli davanti alla realtà. Cioè la realtà è quella che fanno le gerarchie cristiane e cattoliche di mettere in ginocchio le persone più deboli. È chiaro. Ed è la base delle religioni questo. Cioè coercizzare la mente della gente, altrimenti come fai a prosperare? Punto. Però questo ti sto dicendo, no? Se tu dimostri che effettivamente Gesù abbia parlato di amore e il Papa chiaramente mettendo in ginocchio le persone ha disonorato questo. Il Papa è un cattolico, non è un cristiano. Se tu dimostri questo, però non lo puoi dimostrare, no? Perché i giochi sono fatti in modo tale che non è vero quello che dici tu, purtroppo. E mi dispiace perché per me sarebbe stato un buon patrimonio, capisci? Cioè, se dimostro che Gesù, anziché essere un fallito, era uno stragone che ha fatto una certa operazione, tipo Simon Mago, io ho coscienza dell'operazione che ha fatto Simon Mago, e Simon Mago lo riconosco come stragone, anche se su molte cose probabilmente abbiamo percorsi diversi. Mentre invece in Gesù trovo il vuoto. Sì, e questo non c'è, è che non c'è nulla, cioè nel senso che non porta assolutamente niente, cioè nel senso che la nostra vita può benissimo continuare, noi possiamo vivere senza bisogno di Gesù Cristo, della Chiesa, cioè Gesù Cristo non serve, è stato soltanto un'intromissione pericolosa nella vita dell'umanità. Beh, se andiamo avanti con questo discorso, per lo stesso discorso mi posso vivere senza qualsiasi altra cosa, anche il paganesimo, perché la storia sono io, la mia storia sono io, per sì. Cui... Però ho delle dimostrazioni da opporti, capisci? Cioè, se tu usi solo la fantasia è un discorso, sì, ma se tu discorso, hai delle argomentazioni reali è un diverso. È un discorso comunque che lascia il tempo che trova, perché cioè se ti dici che c'era il dio Pan o il dio di quale, Pan cosa mi apporta? Niente, Pan c'era qualcosa che sta sempre identificata da persone, da gente, mettiamo che sia stata una cassa terrestre che arriva dentro 3.000 anni fa, e sbarcare sulla terra, perché io vedo come una divinità in questi termini sono d'accordo con te, in questi termini sono perfettamente d'accordo con te, però se tu ci hai seguito un attimo, noi non abbiamo mai propagato questi termini. No, ma col discorso ti dico tutti che possono fare a meno di Gesù Cristo, possono fare a meno anche di Apollo, di Pan, di Giove. Sì, puoi fare a meno di qualsiasi cosa ti mette in ginocchio. Cioè, questo è il mio discorso. Ma vedi, il cosa ti faccio io, uno può benissimo vivere senza conoscere nessuna divinità, non ne ha bisogno. Cioè, esatto. Basta, l'importante è che il suo rapporto con il mondo, col circostante, sia il migliore possibile. Benissimo. Mm. Sì, sì, dico, ma di fatto, cioè, non è un problema di etichette, l'importante è un problema di comportamenti, di stili di vita e modo di essere. Questo è fondamentale per un pagano. Sì. So, cioè, tu puoi io posso benissimo avere un'ammirazione per Pan, però io non pretendo che Pan possa servirmi per vivere, può servire a me, ma non a te, ma io non posso importerlo. Cioè, la vita di un pagano, il termine pagano non esisteva un problema religioso per gli antichi. Perché? Perché l'importante era come uno riusciva a vivere in rapporto con il mondo circostante, con la realtà, con l'ambiente. Sì, rimane il fatto che anche nel mondo pagano che c'era i sacrifici magari di animali invece che umani, che la sostanza non cambia. Però sta attento, nei sacrifici ad esempio dei pagani, gli animali venivano mangiati da chi faceva il sacrificio. Nel monoteismo gli animali vengono sacrificati, sprecati per la divinità. Sì, ma non cambia niente perché... Cambia. Ha ucciso qualcosa che viveva, per cui non ma è... Ma noi abbiamo la necessità di uccidere per vivere, perché anche se non siamo dei usiamo solo vegetali, la pianta non è che per essendo pianta non ha una sua vita, ma noi ne abbiamo una necessità. Un essere vivente, la pianta si rigenera, ricresce, l'essere vivente quando l'hai ucciso è ucciso. No, non è assolutamente vero questo, no. Non è vero questo, anche l'essere vivente, se ammazzi una pecora esistono tante altre pecore. Sì, ma qui a te è ammazzata, però la pianta che mi taglia domani dopo ancora un altro germoglio ricresce, no? Il mondo vegetale è ben diverso da quello animale. No, è perché come tu lo percepisci in maniera diversa, ma è uguale, ha gli stessi bisogni e gli stessi desideri. Se io taglio una pianta, quella pianta ricresce perché ha il germoglio, perché non è prova a tagliare un pino. Prova a tagliare, vedrai che non lo rigermoglia più. Ora quello è l'insalata. Cioè, se la taglio, il pino, se tu lo tagli, non rigenera più. Se taglio l'insalata, ricresce.
alcuni tipi si no, ma comunque è una cosa diversa. Il problema non è questo, il problema è che le piante, se tu le uccidi, muoiono anche le piante, e sono coscienze. Il fatto che noi siamo educati a considerarle in maniera diversa, quello è un altro discorso, sì, però sono rimane il fatto, questo fatto di sacrifici, che comunque il sacrificio non è altro che uccidere l'animale che si mangia. Ora sì, io posso uccidere l'animale che mangia e chiamare le divinità a banchettare con me. Per esempio, ti faccio un esempio, guarda, forse ti è più chiaro. Io col corpo di sogno vado a bermi il vino, però io non bevo in realtà il vino, non faccio altro che assorbire una leggera dispersione di energia particolare che è il vino, però in realtà io non bevo il vino. Le divinità non possono mangiare la carne con me, però possono mangiare quell'energia che viene dispersa nell'aria. Allora gli esseri di energia mi si affiancano mentre io banchetto e prendono quello che a me non serve. Questo è naturalmente una convinzione tua, perché alla luce dei fatti le cose che mi non riesco né a percepire sì, né sì, a vedere. No, ma sì, ma comunque d'accordo. Va bene. Ok. Ciao. Ricordiamo il numero telefonico che è 049 700 700. Pronto? Venezia. Dimmi. Ma guardate, il paganesimo era così, come dire, propiziare la forza, era proprio usare, come dire, così, per soprattutto per uccidere, abbattere nemici, avversari, cose che si usavano, probabilmente quelli erano i tempi. La propaganda cattolica è una cosa, la realtà è un'altra. No, il paganesimo viveva così, si viveva... No. Nel propiziarsi, sì, oddio, adesso no. Si propiziava anche delle cose, ma anni, eh? Sostanzialmente però le religioni hanno introdotto che invece bisogna, come dire, evitare la guerra. Un attimo, da quando in qua col cristianesimo non c'è stata guerra? Ci sono state le guerre più feroci, sì, ma, lo schiavismo più aberrante, ma la tortura come etica. Ma nei presupposti c'è quello? No, i presupposti erano la tortura come etica, erano il traffico di schiavi, i presupposti... Guardate, nessuno vi vieta in fondo di portare avanti le vostre cose, ma a me sembrate come fanno quelli della Lega dopo tre Padani e l'Italia, che vogliono dimostrare... che a Padania è superiore all'Italia. No, me discorsi politici io non ne voglio sentire. No, ma... non mi interessano proprio, neanche i paralleli. È la stessa impostazione, Carlo, che cambi tutto... esempi o non... Anzi, io penso che alla fine, guardate, chi che vi telefona, che sta con voi, è gente che simpatizza politicamente con la Lega. No, adesso non stiamo esagerando. Sono convinto che siete di così divisione, Carlo, leghista anche voi. No. Perché quello che stai dicendo tu, intanto hai dei referenti che sono delle sciocchezze, prima di tutto. Secondo, usi la propaganda cattolica come se fosse reale perché voi non dite niente cosa consiste la vostra come no? Così... No. Se tu ci avessi ascoltato per 18 trasmissioni o se avessi ascoltato il pezzo iniziale, forse avresti capito qualcosa. Guarda che a me che interessa così storicamente cosa sono le religioni, cosa hanno il ti loro significato, streghe, per dire che il paganesimo sia anche quello pensiero religioso, diciamo, è vero, ha dato delle visioni del mondo, ma è stato superato io le ho fatto una domanda. La stregoneria ha mai organizzato una guerra? Ma la stregoneria non esiste, sono tutte scusa, così. 15 milioni di streghe bruciate dalla Chiesa Cattolica durante l'Inquisizione sono tutte illusioni, tutti come milioni di persone bruciate sul rogo sono delle illusioni, ma cioè stiamo scherzando? L'Inquisizione è esistita o no? Quelli sono fanatismi. Fanatismi? Per dimostrare... 15 milioni di persone bruciate sul rogo. È la regola. Però, ed è la regola religiosa. Sì, ma se io tu credo. Il Malleus Maleficarum. No, ma credo che la Chiesa. Della tortura, tratta dalla Bibbia. La Chiesa stessa, anche il Papa stesso adesso chiede perdono. Quando per sarà in galera, quando soffrirà le stesse pene, quando gli infileranno gli stessi ferri roventi, quando dovrà patire tutto quello che lui ha inflitto alla gente che non si poteva difendere, solo allora potrà chiedere perdono. Mai prima, ogni cristiano noi è responsabile di strage e di anticriminalità. Noi sinceramente il perdono non glielo diamo.
al Papa, lui può chiedere perdono quanto vuole, noi non potremmo mai perdonarlo. Ma io non capisco a voi cosa è che seminate solo qualcosa di contro quello che fanno altri. Ma noi non stiamo seminando, non stiamo soltanto... A me sembra di sì, diciamo... Ma scusa, quanto mi viene a dire che 15 milioni di persone non contano? Dite le vostre preghiere, dite cosa vi ispirate, cosa diciamo... Bella tecnica, eh? Sei mai stato al Papa a dire le stesse cose che non a noi? Fai paganesimo per dire no. Cioè, voi siete degli adoratori di idoli, siete degli adoratori di cose che sono delle pietre, delle bestie, dei simboli così... Grazie. Scusa. Siete adoratori della natura, scusa. Ma... Però l'evoluzione, complessiva ha portato l'evoluzione di come torturare le persone non mi interessa. Chi va a messa che va a adorare l'oste cosa va a adorare? Ma in astratto, non esiste, cioè se noi siamo degli idolatri, va benissimo. Scusa, i cristiani che vanno in chiesa ad adorare un oste, cosa vanno ad adorare? Non è la stessa cosa. Ma la gente ha sempre avuto bisogno di alcuni simboli in cui si identifica. La gente ha bisogno di libertà, di non essere messa in ginocchio dai cristiani, questo ha bisogno la gente, di non avere il futuro distrutto. Quello di essere messa in ginocchio, di non essere messa in ginocchio. I cristiani mettono quello... in ginocchio i bambini, prima di tutto, perché è l'unica pagani, forza che hanno. E i pagani che facevano i sacrifici i bambini con a pregare, le vite umane. Ma dove sta scritto, guarda? I pagani in tutti quanti gli anni che sono esistiti hanno fatto meno sacrifici umani, a me sembrate proprio quelli che vogliono, come dire, tra la Padania e l'Italia dicono che la Padania politica è... niente per piacere mi sembrate sulla stessa linea. Ciao, vi saluto. Purtroppo abbiamo già detto, politica non ne vogliamo sapere, non ci interessa neanche i paragoni, cerchiamo di scusarci anche ogni volta che ne facciamo noi. Andiamo ancora con le telefonate, sempre grazie a Carlo di Venezia. Sì, ricordo il numero telefonico. Pronto? 049 700 700. Ciao Giampaolo. Ciao. Io mi chiedo cosa c'è di più irrazionale del creazionismo. Sì. E quanto fa a pugni il creazionismo, in genere il monoteismo, con la scienza. Allora proprio scendiamo in questo campo. Noi adoperiamo una scienza, sia pur limitata, però che a noi serve, giusto? Sì. Una scienza che discutibilissima, relativa, però a noi serve. Quanto può andare d'accordo la scienza con la religione ufficiale qui in Italia? Sentiamo adesso. Ti chiedo solo questo. Sì, ma difatti ha ragione, pure di queste domande. Invece, ci sono dei punti nel paganesimo, e voi lo sapete meglio di me, che vanno a concordare addirittura con la scienza ufficiale, e voi lo sapete meglio di me. Beh, anche perché tu lo quando sai, si parla di caos, questa parola la troviamo sia nella scienza ufficiale che nella vostra. Facciamo arrabbiare Franco? Sai che Franco sto posto al radio su di questo non lo so, ma io dico le mie panzane, sono delle panzane. Ma di fatto esiste una teoria del caos, esiste anche una scienza del caos. Però io mi chiedo solo quanto un creazionismo può andare d'accordo con la scienza. E nel 2000, proprio, e questo mi sembra sia un pensiero abbastanza ufficiale e attuale, noi insegniamo ancora ai ragazzini a scuola la creazione. Vi va bene? Sì. E la scienza? Ma allora qual è che va bene? Cosa prendiamo? Io direi invece che la scienza va bene a noi altri. Se poi vogliamo raccontarci le storielle, facciamolo pure, nessuno può vietarcelo. Però dalle storielle passare alle leggi proprio morali e ai dogmi, ecco, non accetto, insomma, un po' dentro di me queste cose. No, ma hai perfettamente ragione. E dopo ditemi una cosa, la fede senza la paura cosa conta? Niente. Ecco, se uno ha la paura ha la fede, se non ha la paura non può aver fede. Sì, la conoscenza è libertà. E allora mi sento un scemo, Sono scemo, sono un cretino, però accetto di esserlo. E soprattutto accetto quello che mi sta attorno, spero almeno di farlo.
Sì, ciao. Allora, difatti, appunto, Giampaolo pone sempre delle posizioni interessanti. Mi prendo un secondo, sì, tanto per spiegare un attimino prima, perché mi sono arrabbiato. Cioè, quello che voglio dire, adesso riprendo subito le telefonate su, quello che voglio dire io, è inutile che radioascoltatori mi attribuiscono cose che noi non abbiamo mai dette. Noi abbiamo precisato un sacco di volte il nostro pensiero filosofico, etico, morale, eccetera. Per cui è inutile che qualcuno mi affermi che io sia un adoratore di idoli o che vado a vendere idoli in giro. Questo non è non solo rispetto, ma questa è porcata. Sì, ma infatti sono delle cavolate mostruose. Pronto? Ciao. Non riuscivo a prendervi, è mezz'ora che provo. Comunque vi ascolto sempre, sì? Vi siete molto simpatici. Grazie. E vi ascolto al lavoro, adesso si vede che continuate un po' più del solito perché sono riuscita a prendervi. Continuiamo un'altra oretta, sì. Ecco, bravi. E niente, sono d'accordo su quasi tutto quello che dite. L'importante è che sei d'accordo con te stessa. Sì, non quello con senz'altro. E niente, forse non sono d'accordo quando mettete insieme il cristiano con il cattolico, che è tutta, secondo me, è tutta un'altra cosa. È difficile vivere in una società dove si è cresciuti cattolici, sì, si vive in mezzo a cattolici, se non si va in chiesa si è dei demoni. E il cattolico che va in chiesa e poi apre la porta al marocchino e gli sputa in faccia. E niente, però è difficile vivere con questa realtà. Si cerca un attimino di... Ma noi lo facciamo lo stesso, non facciamo una setta, non ci separiamo, no? Noi continuiamo a vivere dentro questa realtà anche se è difficile. È difficile comunque. Però noi continuiamo a viverci. Lo so, siete bravi. Non andiamo a nasconderci su un monte. Ultima parola e un convento. Sei cresciuto con dei genitori cattolici, alle spalle hai una vita fatta così, e anche se hai i tuoi pensieri, se hai le tue idee, cerchi un attimino di stare in mezzo, diciamo, per convivere con tutti. Certo. Ecco. Niente, io mi sento un po' dalla vostra parte, un po'... Cioè, il mio pensiero è vivi e lascia vivere. Mi piace... Prendo quello che c'è di buono un po' da tutti. Per me, guarda, Dio, si può chiamare Buddha, si può chiamare Allah. Ma sai, noi neghiamo l'esistenza di un Dio, comunque, tu fai come credi. No, mi piace il vostro pensiero, mi piace quando parlate del circostante, che bisogna avere praticamente relazione col circostante, e mi siete molto simpatici. Grazie. Ciao, buona giornata. Sì, no, infatti per noi la cosa fondamentale è sempre il rapporto con il mondo che ci circonda, mai con delle cose che sono illusioni. Ciao Marco, buonasera. Senti, io sono sempre un po' sulla linea di pensiero di quel signore che vi ha telefonato e ha parlato anche del Leopardi, no? Sì, Pietro. Del pensiero, sì, il pensiero quasi del nulla che ossessionava Leopardi, sì, perché io dico, ma umanamente, no? La razionalità che noi possediamo, l'intelligenza che noi possediamo, no? Può mettersi in contatto con la divinità? Col cioè, divino sì. Sì, sì, sì. Ma non lo credo. Invece sì. Non lo sento possibile questa cosa, perché dal momento che poi il divino non risponde a quella che è il tipo di ricerca che ho fatto io, cioè non è che mi dice sì, guarda, quello che tu hai pensato è conforme all'essenza, alla sostanza che sono io divino. Ma non entra nel pensiero, questo è il punto. E come non entra nel pensiero? Entra nei sensi, ma non è il nostro pensiero, è una cosa a sé stante, allontana il divino, il pensiero. Il pensiero... Ma non può essere niente in contraddizione con il divino, il pensiero e la razionalità. Cioè, sì. Sono, secondo me, io li vedo, e mezzi che abbiamo noi in funzione della capacità di rapportarsi con il divino. Sì, ma il divino non è trascendente, è immanente per noi. Cioè il divino è questa terra. Momento, questo mondo, noi siamo sempre in rapporto col divino, anche se non ce ne accorgiamo. Solo che non parla con parole, no? Cioè non è che dobbiamo ti dice buongiorno. Respirarlo in maniera diversa, sentirlo in maniera diversa. Insomma è un po' difficile. E insomma io penso che sia qua il problema più grosso. Il divino è un pensiero senza parole. Perché guarda, sì, volevo dire anche questo, l'uomo espresso nella sua così esperienza di vita, anticamente, dall'uomo primitivo in poi, ha espresso forme di religione che sono forme di proiezione verso la ricerca del divino, no? Li ha espressi in tanti modi, ci sono tante religioni, no?
Il cristianesimo, io dico l'ultima perché ce ne sono migliaia di altre forme religiose che sono venute, però insomma lì hanno detto guardate che qui non si può discutere niente perché questa religione è nata sulla parola di un uomo, Dio, e Dio ha detto così e basta. Quindi il cristianesimo è una religione, secondo me, morta già per definizione, a meno che adesso questa non sia una sfida dei tempi, per cui se veramente quel Gesù Cristo era Dio, le mie parole insomma cadranno e me le mangerò tutte quante, no? Però se non sono vere, il cristianesimo, sono già 2000 anni e adesso sta sentendo veramente il fiato corto, no? Il cristianesimo e anche il cattolicesimo, tutto quello che volete, perché sì, poi sì, tra di loro c'è all'interno stesso dell'esperienza cristiana la divisione, io credo sia fra cristiani, no? Ortodossi, evangelisti, le guerre di religione che si sono fatte. Sì, in Europa si sono scannati tra cristiani, cattolici, protestanti, quindi pensa a tutte le eresie, ne hanno fatti di tutti i colori, e credo che sia lo scandalo l'eucaristia stessa. Cosa volete che andiamo in chiesa a celebrare l'eucaristia? Io ho spiegato l'altro giorno a mio figlio mangiando, ho detto guarda, quanto è bello essere qui tutti uniti e non so, il papà lavora, prende il pane, la minestra eccetera, e poi la dà a te che magari vai a scuola e non hai lavorato. L'eucaristia non è un condividere un qualche cosa che ci lega l'uno all'altro, cioè il pane che si mangia è un simbolo, no? E allora ho fatto capire a mio figlio che in un certo senso è difficile capire l'eucaristia in chiesa se non capisci l'eucaristia che fai a casa a tavola con i tuoi genitori. So se sì, mi capisci. Però io mi fermerei. A casa è un dare avere, in chiesa hai solo un dare. Cioè la chiesa cosa ti dà di ritorno? Eppure vedi, l'esperienza che fa il cristiano è convinto anche di avere molto. Ah sì, certo. È convinto di avere il ritorno molto. È convinto di avere uno sfogo per la sua disperazione, è vero, purtroppo. Comunque, là vedi che non caverai mai il cristiano, il cattolico dalle sue convinzioni. Perché lui è convinto che dopo aver detto il rosario, dopo essersi confessato, dopo aver fatto la comunione, è in un certo senso in credito con Dio. E quindi si aspetta che, e probabilmente tutte le cose buone che poi gli verranno nella vita, le vede come un qualche cosa che Dio manda come grazia, come benevolenza per il suo comportamento da ottimo cristiano. Solo che io, è là che poi vado a stuzzicare il cattolico, il cristiano, e dico, ma quando poi Dio risponde invece in modo assolutamente incomprensibile, magari, non so, manda una malattia e tu muori, oppure muore tuo figlio, oppure l'altro giorno che un bambino di 10 anni è andato sotto la macchina, è morto, sua madre disperata, non riescono a consolarla. E magari quella è stata una buona cristiana fino all'altro giorno. A mia madre, per esempio, che non ha perso una comunione, è sempre andata a messa, non è proprio a livello di bigottismo, ma insomma è una cristiana fervente, no? È morto 4-5 anni fa un figlio da 33 anni, mio fratello, insomma, aveva 2 bambini. E io chiedo adesso ogni tanto da studi con mia madre, ma rispondimi.